Bentornati con il TG Mattino e la nostra rassegna stampa. Iniziamo con le pagine della Nazione in cui si parla in apertura di calcio di Serie B. Il Perugia va all'attacco proprio per la Serie Cadetta. Oggi il verdetto del Consiglio di Stato. Il club contro il Lecco chiede di ribaltare la sentenza del TAR. I legali punteranno sulla perentorietà dei termini e sul precedente Avellino. Oggi dunque è il giorno della verità per il Grifo. Al Consiglio di Stato infatti si decidono le sorti del Perugia Calcio. Il club biancorosso si presenta dopo la bocciatura del TAR, ma forte di poter ribaltare il risultato. Così si legge dall'articolo di Francesca Mencacci, battendo forte soprattutto sul rispetto delle regole, sulla perentorietà dei termini e anche sui precedenti. I legali del Perugia punteranno anche su quanto accaduto nel 2018, quando l'Avellino fu escluso dalla Serie B con la sentenza presa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI per la perentorietà dei termini. Per il Perugia il caso Lecco è lo stesso e anche l'esito finale dovrebbe essere uguale. Intanto la squadra scenderà in campo, ma si legge anche del lutto nella tifoseria perché è venuto a mancare Giorgio Cepitelli, padre di Leonardo, grande tifoso del Perugia. Per le giovanili invece la primavera va KO contro l'Orvietane. Restando sempre al mercato del Grifo c'è il primo allenamento per Torrasi. Dell'Orco invece rinforzo in difesa, con il Perugia a due progetti, quello per la Serie C e quello per la Serie B, anche per quanto riguarda il mercato. Intanto la sentenza ovviamente del Consiglio di Stato, ma anche il presidio di alcuni gruppi della Curva Nord, Armata Rossa, Ingrifati, Nucleo 20 Giugno, saranno questa sera su Umbria TV in uno speciale della trasmissione Fuori Campo, che andrà in onda a partire dalle 21. Il programma si occuperà della sentenza dell'anno che, come detto, deciderà le sorti del club, ma anche della manifestazione di protesta che si terrà sotto il settore caldo dello Stadio Cori. Per la Ternana invece in Serie B servono punti, ci sarà ancora turnover domani sera alle ore 20:30, si torna già in campo contro la Cremonese al Liberati. Dopo l'ottimo debutto in Coppa Angelana, avanti così, queste le parole di Cotroneo che si gode l'ottimo esordio della sua Angelana. In Serie D invece per il Sansepolcro c'è pure Martin in difesa. In eccellenza la CF Foligno si presenta, parla di entusiasmo e di orgoglio, voltando pagina con il Messaggero invece in apertura: Ternana subito bomber Dionisi, ultimi giorni di calciomercato, il direttore sportivo potrebbe portare avanti una pioggia di operazioni con Lucarelli che ha chiesto una squadra con le coppie, cioè due giocatori per ogni posizione prevista in campo. Il punto tattico, le sconfitte per le due partite giocate per la Ternana sono pesanti, ma il gioco sembra esserci. Da Terni la maratona, l'esercito dei corridori notturni con la nuova Run and Walk by Night, ad Amelia dalla Merina 1950 alla Ternana, Luca e Samuele rincorrono il sogno. Per il Grifo, come detto, c'è l'ultima chance oggi per tornare in Serie B. Questa mattina alle 10 il club al Consiglio di Stato per sperare ancora sul ripescaggio, pronte le operazioni di mercato, diverse ovviamente in base al verdetto dei giudici. Per il Grande Volley la Sir di Lorenzetti scalda i motori e parla già di ottimo lavoro. Per il tennis a Foligno entrano nel vivo i campionati under 13, mentre in eccellenza, parlando di calcio, la CF pensa in grande. Capitan Mattia dice: orgogliosi della maglia, acquisti al top. Con il Corriere dell'Umbria, Ternana siamo alle solite, a Lecce contro il Catanzaro approccio sbagliato e ancora un gol preso in avvio. Lucarelli dice: punti da due, puniti da due ingenuità, ha perso quando meritavamo molto più del pareggio. Tutto fatto per lo scambio Bogdan Dionisi, sempre per quanto riguarda la Ternana, piace a Cic, marocchino del Cerignola. È in corso anche la trattativa per il baby croato Vito Tesak, pressing della Casertana per Ferrante. Per il Grifo, giorno del giudizio, Perugia in Serie B o condannata alla Serie C, oggi come ha detto il Consiglio di Stato. I biancorossi sono davanti ad un bivio, con le scelte anche per quanto riguarda l'aspetto mercato nel caso del ritorno in Serie B oppure della svolta per la Serie C. Per il volley Lorenzetti vota Giannelli, il tecnico della Sir. Sugli europei la leadership del capitano ha detto: si tocca con mano, le gare al Palabarton, una prova, ha detto ancora, per i nostri tifosi in vista della Superlega. L'Italia può arrivare fino in fondo.
Da oggi intanto parte proprio la Tre Giorni, via alla vendita dei biglietti al palazzetto. In Serie C, e parliamo di calcio, Mercadante spinge il Gubbio, il difensore ex Cesena dice: noi, mina vagante, abbiamo valori importanti e possiamo restare agganciati al treno delle prime posizioni, ma servirà anche cattiveria e tanta fame. Per il mercato piace Montevago, 19 anni, attaccante della Samp, c'è pure Vasquez, e se parte Vasquez c'è Simeri. Giudice sportivo. Oggi il verdetto anche sul Città di Castello, rischia il KO a tavolino con il Lama per aver fatto giocare un atleta che però era squalificato. Giudice sportivo a Perugia, pallonata all'arbitro, 8 turni di stop, stangata da 300 euro per il Foligno. In Serie D invece Trestina, Ciampelli pensa positivo. Il tecnico dopo il KO ai rigori con il Sansepolcro dice: però siamo andati bene nella ripresa. In Eccellenza l'ACF Foligno sogna in grande. L'evento si è tenuto con la prima squadra, il Vivaio. Bianconi ha detto: per il campionato diremo la nostra. Presentazione agli Orti Orfini. Capitan Mattia ha detto: rappresentiamo la Foligno calcistica. Tennis Under 13, campionati italiani a Villa Candide, eliminato Scotacci, avanza Betti. Per il tennis e padel dei dipendenti delle università italiane si sfidano a Perugia per i campionati nazionali. Volley a tre maschile, entusiasmo Erm Group in 500 per il vernissage, cena sotto il campanile, presentazione, grandi applausi e poi tutti a ballare. L'abbraccio di San Giustino con Capitan Marra che ha detto: venite a tifarci al Palasport. Per le bocce da Cerbara di Città di Castello, la bocciofile sugli scudi, secondo posto per i piegi nella Coppa Sbrilli a Scandicci. Per il ciclismo giovanissimi, Gubbio Mocaiana esploa in casa suo il trofeo Bei Donato Angeloni, il sodalizio Bei Donato Angeloni, il sodalizio Gubino si è imposto sulla Foligno Start. Per il basket invece amici sempre a Città di Castello, evento trasporto e aggregazione. Oggi e domani il torneo organizzato dalla Tiferno Pallacanestro. Da Terni invece calcio balilla paralimpico, Montecaggi top mondiale con l'azzurro che si è imposto sia nel singolo che nel doppio nel torneo a squadre, bissando il successo nella rassegna iridata dell'anno scorso a Nantes in Francia. Per il podismo Run and Walk by Night, il 1° settembre si prevede a Terni ancora il record di partecipanti. Per il canottaggio Giorgia Aratini Silvia e Federico Angeletti sono tra i vincitori del Row to Olympics, ottime prestazioni ad Amburgo dei portacolori del canottieri Piediluco. E con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa, ricordando che a partire dalle 19:30 torna la fascia della nostra informazione serale con il TG Chiascio alle 19:30 in punto e alle 19:50 il TG Alto Tevere, e poi alle 7:30 di domani di nuovo il nostro TG Mattino con la rassegna stampa. Grazie a tutti voi per l'occasione e per l'attenzione, un buon proseguimento di giornata e arrivederci.